Molto bene, insomma, sono stato anche meravigliato della accoglienza, insomma, della Commissione UEFA, che tra l'altro ha un briefing che dura l'intera giornata. La dottoressa Diana, insomma, ha fatto un sopralluogo nelle tribune perché c'era in discussione tutta la questione dei biglietti o diciamo degli sponsor, perché non sfugge a voi, il tema Champions è legato fortemente alle sponsorizzazioni, quindi a tutti i processi che si mettono in piedi per organizzare le manifestazioni sportive. Non erano assolutamente preoccupate per lo stato in cui versa lo Stadio San Paolo, avendo ricevuto da noi ampie rassicurazioni che i lavori verranno, o meglio inizieranno, entro l'anno solare, ed erano a conoscenza anche in maniera compiuta di tutti quelli che sono gli interventi che noi andremo a fare allo stadio, per cui insomma non abbiamo visto nessuna preoccupazione negli occhi e nelle parole dei delegati del UEFA Champions League. È stato comunque un buon incontro, sono stati soddisfatti, ci hanno raccontato che esistono stadi peggiori, ma probabilmente l'Italia non attraversa sicuramente un periodo sociale e politico buono. Ci sono altre nazioni che si trovano in condizioni peggiori, parliamo della Grecia, del Portogallo, insomma. Non facciamo che lo Stadio San Paolo diventa lo stadio peggiore d'Italia e peggiore d'Europa. Ci sono situazioni peggiori, lo Stadio San Paolo si presenta in condizioni anche difficili, ma noi ci stiamo mettendo il massimo per ottenere questo finanziamento, che è stato ampiamente già accordato dal credito sportivo. Anzi, stamattina mi sono sentito col direttore, il quale aspetta con ansia la nostra delibera di approvazione del bilancio, di approvazione del bilancio pluriennale, per cui insomma siamo nei tempi che avevamo sempre predetto, con una novità che, se riusciamo, insomma, facendoci approvare dal CONI regionale un progetto preliminare che potesse già intervenire su piccole parti dello stadio, anche su questo il credito sportivo si è detto pronto a derogare una parte di quel contributo, per cui siamo in campo, lavoreremo tutto il mese di agosto per lo Stadio San Paolo, per renderlo più accogliente, ma soprattutto per i tanti tifosi che, come dire, frequentano quell'impianto che oggi, come dire, si trova in queste condizioni, ma che noi spiegheremo nel giro di un paio d'anni diventerà un gioiello. Senti, quanto il Boso insomma, è in condizioni migliori? Il malato sta guarendo, quindi insomma già visivamente si presentava in condizioni completamente diverse da quelle fotografie apparse qualche settimana fa. Probabilmente è proprio un processo di manutenzione che sta seguendo il suo corso e che insomma nel giro di una settimana sarà restituito alla sua normalità. Quindi saranno dei lavori per step, no? La prima parte, mi sembra di aver capito, sarà interessata la tribuna stampa, e poi che altro? Tribuna stampa, poi l'UEFA chiede un'attenzione particolare ai sediolini, quindi noi abbiamo rassicurato che si interverrà per settori, quindi si individuerà qual è il settore per il quale partire, e poi dopo, come dire, a macchia insomma, di leopardo andranno a toccare tutti. Per la prima gara Champions non credo che già saranno interessati ai sediolini, crediamo più verso fine anno insomma inizieremo su quel settore lì. Credo che ci siano parti più importanti dove intervenire, che sono quelle legate alla sicurezza. Non dobbiamo dimenticare i sediolini, sì, ma esiste tutto un tema sicurezza a cui noi dobbiamo insomma sottostare. Quindi loro non pongono più prescrizioni legate a date, step precise? No. Da quello che abbiamo capito si sono sentiti tranquilli da quella documentazione che abbiamo prodotto, per cui insomma ci hanno dato ancora ampio credito. Devo dire che una buona parte la sta facendo anche il Calcio Napoli, che ci hanno assistito in queste ore, ci stanno assistendo, per cui devo dire che c'è un ottimo rapporto di collaborazione in questo momento, loro percepiscono questa sintonia, quindi come dire, si sentono ancora più tranquilli. Ma c'è una data per loro, vi dovranno dare una certificazione, un ok entro una data stabilita? Ma loro per essere qui e per organizzare già l'evento commerciale credo che insomma già sia tutto scontato.